Carissimi amici, nemici, dormienti e raclitiani, benvenuti a questa nuova recensione. Quest'oggi torneremo come ai vecchi tempi con le recensioni veloci veloci, dalle cazzo e le orecchie vi sprinteranno su nel cielo e vi catapulteranno in mezzo al Signore, perché noi andremo più su fino a sfiorare Dio. Torniamo in America, quindi allacciamo forte le cinture di sicurezza perché gli americani ci aspettano con i nuovi liquidi che stanno ottenendo un grandissimo successo sul mercato, e noi ne presenteremo uno che fa proprio leccare i baffi agli americani e anche agli italiani, perché ci vanno matti per questo liquido. Come potete vedere sono abbigliato tutto bianco, perché il liquido in questione è niente po' di meno che dalla Vaping Rabbit. Vi parlo del The Milkman, l'uomo del latte. Vedete questa boccetta da 30 ml che contiene 99,9 di VG, glicerina vegetale. Quindi questo è un liquido americano, di quelli di cloud chasing, quelli che mandano nel cielo questi grandi nuvoloni e tutti quanti sono soddisfatti, felici e contenti. Veramente si divertono molto gli americani facendo questi spettacoloni. E ci sono pure le donne nude, tutte donne nude che svavano, fanno il cloud chasing con questo The Milkman, l'uomo del latte. Io mi ricordo che quando ero piccolo veniva il lattaio con le bottiglie di vetro e le portava a casa, suonava il campanello e faceva: latte, signora, latte. Di sotto mia madre scendeva con la corda, attaccavano la bottiglia del latte, tirava su la corda, prendevamo la bottiglia col tappeto di alluminio e un litro di latte in vetro, con versione in vetro. Quei tempi sono passati. Però gli americani sono furbi e ce li ricordano. Infatti nella pubblicità di questo The Milkman fanno proprio vedere il lattaio, vestito da lattaio, con la vetta che va a portare il latte nelle case degli americani. Sono molto bravi gli americani, eh? Gli americani sono forti, gli americani non li batte nessuno. Ma gli americani veramente sono una spanna sopra, davvero delle personcine a un certo livello. Noi andremo subito direttamente con la prova analisi olfattiva di questo The Milkman della Vaping Rabbit. Dall'analisi olfattiva si sente proprio un aroma, un gusto, un odorino di latte condensato. Si sente proprio questo latte condensato che risalta nella boccetta. E noi allora, dato che questo liquido dà questo odorino, liquido mai provocato, e io mi desbavo, te distruggo! Ah, me lo mangio sto liquido oggi, me lo voglio mangiare! L'ho buttato dentro direttamente nel tank del Lego Ohio, vedete? E adesso passo direttamente a fare questo nuvolone, questo spettacolone, come fanno gli americani quando stanno in America, nei loro luoghi dove si divertono molto. Una svapata a te, a umma umma we, una svapata a me, a umma umma we we. Sì, 99 VG, quindi la fumosità è molto forte. Io forse ho svapato come prima svapata, ancora non riesco ad entrare all'interno del gusto di questo Milkman, che queste persone lo trovano superbo, lo trovano un liquido veramente da svapare per tutto il giorno, perché ti dà una carica, ti senti il latte dentro, ti senti come un'immersione nel latte, come Poppea che faceva il bagno nel latte d'asina. E noi facciamo la svapata con il latte The Milkman. E allora faccio un'altra svapata per sentire meglio il gusto. Sinceramente sento un sapore di latte condensato, di panna cotta, di latte di quello Nestlé che si trova nei supermercati, con un retrogusto di caramello bruciato. Ma la fragola, dicono che ci sia anche la fragola, ci sia la crostata di frutta, la fragola immersa nella vaniglia, ma io non sento niente. Ma forse sinceramente, anche perché sono un po' sordo, quindi si sento un po' di meno. E riprovo. Mazza che zozzeria! Beh, detto latte condensato.
Questo liquido, questo guarda, lo dà mal gatto, questo lo dà mal gatto. Questo ci ammazzano le cimici, per carità. Io preferisco ritornare ai tempi miei, ai favolosi anni 60, dove il latte veramente si sentiva nelle canzoni di Gianni Morandi. Ciao a tutti, presto, ciao!